Ciao a tutti, sarebbe qui a Xincostella che parla ed eccoci tornati senza esami e con League of Rage e oggi analizzeremo un nero, due vedove e uno spammer. Enjoy the hate! Ecco, il ragazzo che ha infranto il tempo. Lo adoro, adoro la sua abilità, adoro la sua storia, adoro il suo look. Purtroppo questa serie è fatta per spalare merda e non per adorare certi champion. Praticamente ha una passiva che gli permette di starti addosso finché non muori, rendendolo ovviamente Speedy Gonzales. Ha uno stun ad area che gli dà anche uno shield, due dash e una ulti che gli permette di scappare da ogni situazione che ovviamente gli refulla anche la vita. Prima della scoperta delle build tank di Ekko e della build Bruiser non era poi così tanto frustrante da avere contro. Ma adesso le scelte sono due. O avrei un Ekko che ti starà addosso che non sarei mai in grado di uccidere, oppure un Ekko full AP che ti shotta con qualsiasi cosa grazie ai continui buff per eliminare la sua versione tank. Mi dicono che Larito sa bilanciare questo champion. Elise, la regina dei ragni. Cosa c'è di più odioso di provare contro il champion che odi di più? Semplici. Provare contro Elise. Prima ti seduce con il suo corpo umano da paura e poi si trasforma in un ragno dove spera di svenire il prima dos possibile perché hai fin troppa paura. La sua in forma umana, Bozzolo, è un semplice stun, ma grazie alle 4000 abilità che la seguiranno ti ritroverai sempre morto. La sua Q in forma umana, l'arma inarrestabile, è ottima per finire i tuoi avversari dopo una combo, dato che comunque più si avvicina al target più velocità di movimento ottiene, quindi sarà un po' difficile scappare da quello. Poi grazie alla sua F, ovviamente sempre in forma ragno, calata, sarà in grado di diventare intargettabile, rendendo in tower dive la cosa più semplice di questo gioco. Aggiungo questo piccolo segmento ai miei video per rendervi più partecipi nei commenti. Praticamente io nominerò una waifu di un anime che ho visto ultimamente o che sto vedendo adesso e voi farete lo stesso nei commenti. Ovviamente metterò la provenienza della waifu così che voi possiate andare a godervi l'anime e godervi la waifu. Detto questo, io oggi nomino Chris Yukine della serie Symphogear. Evelyn, la vedova Chris. A chi importerà mai se sta indossando dei vestiti estremamente provocanti quando praticamente sei perma invisibile? Evelyn è uno di quei champion che puoi buildare come cazzo vuoi. Puoi farla P, tanto tutte le sue abilità hanno scaling a P. Puoi farla D, tanto tutte le abilità tranne la sua ulti hanno uno scaling a D. E considerando che la sua E devastazione è in gravità di 60% velocità d'attacco, saprei anche come sfruttarlo tutto con la D. Poi ovviamente puoi farti anche tank, tanto la sua Q a culo dell'odio ha un cooldown di 1.5 secondi e la ulti ti dà anche uno shield, quindi sì, non morirai mai. Oppure puoi andare con una build ibrida, così i tuoi avversari non sapranno che cazzo di resistenze vuol darsi di preciso contro di te e se lo prenderanno in culo. Ezreal, il prodigio esploratore. Ecco un altro champion pieno di scaling sia a D che a P. Purtroppo la sua versione AD è molto meglio della sua versione AP. Tutto questo è solo grazie a una spell, la sua Q, colpo mistico, che applica gli effetti sul colpo con uno scaling del 110% di un AD totale. Quando va a segno, vengono ridotti i cooldown delle spell di un secondo e mezzo, permettendogli di avere la sua E spostamento arcano praticamente sempre. E voi vi chiederete, cosa farebbe questo spostamento arcano? Non vi sembra un nome di una spell così tanto OP? Bene, lasciate che vi spieghi cosa fa questa spell. È il desiderio di ogni bronzo, ossia un flash che fa danno su un cooldown inesistente. E quel danno ovviamente scala con la D. E beh, ovviamente grazie alla sua ulti sarà in grado di prendere kill e assist in giro per la mappa. E con questo diciamo diamo la fine a questo video. Faccio un piccolo annuncio. Forse avrete notato un po' l'avrete notato, però ho intenzione di spostare il mio canale un po' più orientato verso robe che hanno a che fare con gli anime. Quindi vedrete zero, vedrete poco se non per niente gameplay e cose del genere. Il primo video che darà inizio a questa cosa dovrebbe uscire settimana prossima se faccio tutto in tempo. Quindi, datelo un vedere perché è super divertente, ve lo assicuro. Quindi, noi ci vediamo al prossimo video. Bye bye! Follow my lead! Screw that!